Buongiorno e ben ritrovati in questo martedì 23 luglio a Sveglia Friuli, un'edizione ricchissima come sempre oggi di novità, aggiornamenti sulle notizie locali ma non solo e con due ospiti. Oggi avremo i consiglieri regionali Stefano Mazzolini e Francesco Martinez rispettivamente del gruppo Fedriga Presidente e del Partito Democratico e soprattutto già inizieremo a collegarci per una giornata interamente dedicata all'Udinese in occasione del Media Day organizzato appunto da l'Udinese Calcio. E nel ritiro in Carinzia ci saranno giornalisti in loco di tutte le testate nazionali e già da Sveglia Friuli inizieremo i primi collegamenti con la nostra Giorgia Bortolossi dal Pullman proprio che porterà i giornalisti in Austria e poi una diretta lunghissima fino alla serata con questa giornata così speciale dedicata a tutti gli appassionati bianconeri. Iniziamo però con gli aggiornamenti di cronaca locale perché l'ANSA ha appena rilanciato una notizia riguardante una rivolta nel carcere di Gorizia. Stando alle prime informazioni, risultano almeno una decina di intossicati. Un gruppo di detenuti, scrive l'ANSA, del carcere ha organizzato una rivolta appiccando il fuoco ai materassi all'interno del loro cello. Una protesta che è venuta intorno poco prima delle tre. Una decina di persone, dunque, tra gli stessi detenuti e anche agenti della polizia penitenziaria, sono stati portati in ospedale per intossicazione da fumo. Nessuno di loro risulta in gravi condizioni. È confermata, dice l'ANSA, infatti, che nessuno delle persone coinvolte, questa decina di persone soccorse, risulta in gravi condizioni, sono state prese in carico dai medici del pronto soccorso degli ospedali di Gorizia e Monfalcone per accertamenti per eventuali intossicazioni da fumo. I vigili del fuoco, dopo aver nelle scorse ore spento definitivamente le fiamme, hanno verificato che il livello di monossido dell'aria non fosse alto, scongiurando così eventuali conseguenze anche per altre persone presenti nella casa circondariale. La situazione nel corso della notte, spiega ancora l'ANSA, è andata progressivamente normalizzandosi e la rivolta è rientrata poco tempo dopo, appunto, l'inizio. Proseguono intanto, e con questa notizia ci spostiamo già nella prima pagina del Messaggero Veneto, l'edizione per quanto riguarda Udine Provincia, la ricerca di Loris Chittaro, 63enne, un imprenditore disperso ieri in mare. Dunque oggi proseguono, stanno continuando le ricerche, come ricorda anche online il Messaggero Veneto. Decine di persone sono impegnate appunto nel ritrovare l'uomo a Lignano. Spostiamoci dunque immediatamente nelle pagine interne per saperne un po' di più rispetto a quanto è successo. Dunque, Loris Chittaro, 63enne, residente a Pagnacco, è scomparso in mare davanti alla compagna, si è tuffato dalla barca al largo di Sabbia d'Oro e poi appunto non è più tornato. Impegnati nelle ricerche, proseguite anche di notte, guardia costiera, vigili del fuoco e l'ISAGES, vediamo il punto, l'imbarcazione. Non si arriva, vediamo a vedere entrambe le pagine assieme, ma ecco qui. Chi è Loris Chittaro? Ha seguito le orme del padre nell'impresa edile di famiglia. La sua barca, dopo l'incidente, la vediamo, è stata portata dalla Guardia Costiera alla Darsena a Porto Vecchio di Lignano, a pochi passi, negli uffici locali marittimi della Capitaneria di Porto in Via l'Italia. La compagna è stata accolta dal personale in servizio. Oltre a seguire le fasi delle ricerche, ha raccontato nei dettagli ciò che è successo, l'uscita con la barca, la decisione di fermarsi a poca distanza dalla costa, nelle vicinanze dell'isola delle Conchiglie, poi il tuffo, e quindi poi appunto l'uomo non è più rientrato. Appunto, l'allarme è stato lanciato, come detto, dalla sua compagna, che ha cominciato, non vedendolo appunto riemergere, agitarsi, richiamando l'attenzione di chi in quel momento si trovava nelle acque antistanti il canale di accesso del porto di Lignano. E appunto, nonostante le ricerche imponenti messe già in campo ieri, ancora di Loris Chittaro, grande appassionato di mare, che appunto si era tuffato per una nuotata, al momento non ci sono ulteriori novità. La giornata di ieri, scrive Alessandro Cesare, era perfetta per andare in barca, mare calmo e nessuna avvisaglia che il meteo potesse peggiorare. E così l'uomo, nato a Udine, ma come detto residente a Pagnacco, insieme alla compagna, ha deciso di raggiungere la marina di Punta Faro, a Lignano Sabbia d'Oro, e di salpare con la barca, un 7 metri che condivideva con un amico. Una giornata nata all'insegna
della spensieratezza e del buon umore che poco dopo le 16.30 dunque si è trasformata in un incubo. Un uomo, grande appassionato di mare, come aveva fatto tantissime altre volte, spiega il giornalista, si è tuffato per una nuotata e poi dunque non è più riemerso. Ritorniamo nella prima pagina del Messaggero Veneto, edizione appunto riguardante Udine. In primo piano ancora le polemiche per il mancato patrocinio da parte di Palazzo d'Aronco del Comune di Udine alla partita tra le nazionali d'Italia e Israele prevista appunto in ottobre a Udine. Italia-Israele si tratta, contatto fra Comune e Federcalcio, ipotesi di patrocinio e incasso devoluto in beneficenza. Prove di dialogo dunque tra Comune e FIGC dopo la mancata concessione del patrocinio alla partita in programma il prossimo 14 ottobre allo Stadio Friuli e le conseguenti polemiche. Il sindaco Alberto Felice De Toni ha contattato il presidente della FIGC Gravina con l'intento di trovare un'intesa che possa superare la situazione di impasse che ha diviso la politica, scrive Cristian Rigo. L'ipotesi sulla quale si sta lavorando è quella immaginata dal primo cittadino di devolvere il ricavato della sfida di Nations League alle vittime della guerra. Stiamo verificando la fattibilità, ha spiegato ieri in aula De Toni quando ha motivato la richiesta di rinvio della discussione della mozione di sentimenti presentata dal centrodestra, poi accolta dal Consiglio con i soli voti della maggioranza e l'astensione di Stefano Salmedi, Liberi Elettori, mentre tutti gli altri consiglieri di opposizione avevano abbandonato l'aula per protesta. Per quanto riguarda il Covid, il virus rialza la testa, scrive Giacomina Pellizzari. Chi pensava che il coronavirus fosse sparito si sbagliava perché torna a colpire. Il titolo che leggiamo appunto Covid, e ricoveri raddoppiati in 4 giorni e più contagi. Il riparto del 5 per 1000, Croe, Burlo, i capofila, le scelte dei contribuenti, quindi risultano primi nella classifica del 5 per 1000 nel territorio appunto locale. Taglio basso quando Pogačar vinceva in Friuli, il dominatore del Tour, e poi di spalla Cervignano molesta 3 minorenni e loro lo fanno arrestare. Giovane morto a San Giorgio, l'appello del papà di Max, se guidate siate prudenti. E poi Lignano, barman morto a 35 anni, la vana attesa dei colleghi. In taglio alto ancora ovviamente la situazione negli Stati Uniti, Harris è un'eredità senza pari, il virgolettato che leggiamo. Il primo discorso della probabile candidata democratica alla Casa Bianca che ha detto pronta a guadagnarmi la nomination, da Biden onestà, integrità e impegno. Ecco qui l'immagine dell'attuale vicepresidente, possibile dunque candidata dei democratici alla Casa Bianca dopo il ritiro dalla campagna elettorale appunto per le presidenziali di Joe Biden. L'intervista a Cacciari che dice adesso per i democratici la partita si può riaprire, sempre in merito a quanto sta avvenendo negli Stati Uniti, e l'analisi di Marco Zatterin intitolata Conto salato per l'Europa con il Trump 2. Spostiamoci nell'edizione della destra tagliamento del Messaggero Veneto, dunque andiamo anche qui sulla prima pagina. E in evidenza Ciriani che spacca il Consiglio, il titolo, nomina d'assessore alle politiche attuative del PNRR, la minoranza tradita la fiducia degli elettori, spiega. Prima seduta dunque comunale con l'ex sindaco, eletto europarlamentare, rientrato nella giunta Parigi, 2 ore di confronto sulla svolta in municipio, scrive Anese. Primo consiglio comunale in veste di sindaco dunque per Alberto Parigi, che ha preso le redini dell'amministrazione comunale a seguito delle dimissioni dell'ex primo cittadino Alessandro Ciriani, eletto al Parlamento europeo. Nonostante tutto, sotto i riflettori ancora una volta è però finito Ciriani stesso, in quanto la nomina a Bruxelles non è stata digerita dall'opposizione, che lo accusa di aver tradito la fiducia degli elettori. Ciriani peraltro non abbandonerà la squadra con la quale da circa 8 ha governato la città. Infatti durante la seduta del Consiglio di ieri è stata approvata la delibera che lo ha ufficialmente nominato anche assessore alle politiche di attuazione del PNRR. Gli animi si sono scaldati fin dalle battute iniziali del Consiglio moderato da Nicola Conficconi del PD, che in qualità di consigliere anziano ha sostituito
sostituito l'assente Pietro Tropeano. Una discussione, quella sulle nuove nomine di Ciriani, che ha tenuto impegnato il Consiglio per 2 ore, dunque Consiglio intenso anche ieri nel Pordenonese. E per quanto riguarda altre notizie non ancora viste, allora il maltempo che ha colpito con allagamenti e danni nella destra Tagliamento, strade e case invase dall'acqua, colpiti soprattutto il San Vitese e il Casarsese. A Ponte Meduna incidente, lunghe code, viabilità in tilt sulla Statale 13, Polcenigo in vendita al Palazzo del Figliastro di Napoleone. Per il resto, appunto, vediamo che i titoli rimangono gli stessi di quelli precedentemente visti. Andiamo sulla prima pagina del Gazzettino. Kamala, la conquista dei Dem, leggiamo, la vice ringrazia Biden e ricompatta il partito, Pelosi pro Harris, donazioni boom, Trump che dice è stato un golpe. L'analisi, le strade di Bruxelles non portano a Roma, è appunto il titolo dell'analisi di Alessandro Campi. L'orso goloso importato dal Trentino, vediamo il titolo in questa fotonotizia riguardante il bellunese, ha fatto strage di alveari nei boschi del Feltrino, ecco l'orso immortalato appunto nel territorio del Feltrino. Linda, morta durante il rave party in spiaggia a Venezia, caduta in mare, autopsia per fare luce, erano in 3.000 alla festa, la vittima Linda Zennaro. Baby gang a Padova, il centro vietato al bulletto, respinto il ricorso dei genitori. Poi il caso Venezia, alta tensione in comune, istruttoria sulle aziende. L'intervista, Cacciari, io e Brugnaro, la mia verità sul caso Pili. Andiamo a questo punto in taglio alto, Udine, giù dalla barca, il turista non riemerge dall'acqua. Giochi di coppia, la camera di De Pisis e il sodalizio con Comisso. Calcio, il City punta Donnarumma, su lei un passo dalla Roma. In taglio basso, lavori in corso, treni, 3 settimane di stop sulla tratta Vicenza-Verona. E sempre in taglio basso, Mestre Orte, Romea, guerra legale da oltre 300 milioni sul progetto bocciato. Prima di dedicarci più nel dettaglio allo specifico territorio del Friuli attraverso l'inserto dedicato dal Gazzettino, rilanciamo però subito servizio che riepiloga insomma le molte novità che saranno condivise rispetto all'allenamento dell'Udinese dal ritiro in Carinzia oggi nel corso di una specialissima diretta che durerà tutto il giorno e vedrà inviata in loco appunto la nostra Giorgia Bortolossi, adesso si sta spostando in Pullman proprio con tutti gli ospiti anche di questa ricca giornata. Ricordiamo il Media Day organizzato dall'Udinese Calcio appunto per il ritiro in Carinzia della squadra. Allora rivediamo il servizio che riepiloga che cosa mi mostrerà TV12 oggi per l'intera giornata. Martedì 23 luglio TV12, la TV dell'Aquila del Friuli, regalerà a tutti gli appassionati bianconeri da casa una giornata interamente dedicata alle zebrette in occasione del Media Day organizzato dall'Udinese Calcio nel ritiro di Bad Kleinkirchheim, che vedrà protagonisti, giornalisti di tutte le testate, nazionali, locali e satellitari, TV, carta stampata di ogni livello. Partiremo dalle 8.15 con il consueto appuntamento di Sveglia Friuli, durante il quale ci saranno i primi collegamenti già dal Pullman che porterà i giornalisti in Austria. L'arrivo della spedizione è previsto per le 10.15 e TV12, dopo Sveglia Friuli, resterà in diretta straordinaria e ininterrotta fino alle classiche finestre di informazione del TG regionale delle 18.30 e del TG Udine delle 19, sempre con incursioni e collegamenti dalla Carinzia. Andiamo con ordine però, perché la giornata sarà piuttosto ricca. Seguiremo l'allenamento delle 10.30 prima delle interviste delle 12.30 ad alcuni calciatori come Okoye e Pagero e vivremo anche le emozioni del pranzo conviviale in cui i giornalisti si intratterranno anche con il nuovo allenatore Kosta Runjajić e il nuovo direttore tecnico Gökhan Iller. La pancia non si riempirà a pranzo perché subito dopo ci saranno le conferenze stampa che trasmetteremo in maniera integrale. La prima riguarderà alle 14.30 la presentazione del nuovo acquisto Damian Pizarro, attaccante cileno classe 2005 arrivato dal Colo Colo, mentre la seconda vedrà protagonisti due calciatori della stagione passata e che vorranno esserle anche di quella futura, il nuovo leader Florian Thauvin e Hassan Kamara. Poco tempo per riposarsi perché subito ci prepareremo con l'allenamento pomeridiano nel campo sportivo di Bad con inizio alle 17.30, finestre quindi continue con l'Austria per una giornata intensa da non perdere, una grande giornata bianconera.
E allora, prima di collegarci con la nostra Giorgia Bortolossi, proprio come detto sul Pullman 8:30, rilanciamo subito il nostro primissimo break pubblicitario, tra poco. E allora ben ritrovati nella nostra rassegna stampa, ve l'avevo preannunciato, dunque tra poco ci collegheremo con Giorgia Bortolossi dal Pullman che porta i giornalisti in Austria per questa giornata speciale, il Media Day proprio organizzato dall'Udinese Calcio nel ritiro carinziano appunto della squadra e che vi documenteremo come detto nell'arco dell'intera giornata con una specialissima, intensa e insomma piacevole diretta nell'arco dell'intero territorio. Tra poco ci collegheremo. Vediamo che ci sono già insomma alcune gallerie che stanno ostacolando un attimino il nostro collegamento, il bello della diretta, allora possiamo già mostrarvi le immagini e comunque tra poco appena possibile ovviamente mantenere un collegamento costante, vi faremo sentire le parole della nostra Giorgia appunto con i numerosissimi giornalisti, colleghi presenti sul Pullman proprio in viaggio per l'Austria. Dunque tra pochissimo Giorgia appena ti vedremo fuori dalla galleria dove vi trovate, vi daremo la linea. Allora a questo punto approfittiamo nel mentre di leggere e scorrere qualche titolo della prima pagina del Friuli del Gazzettino, appunto con le ricerche del friulano caduto ieri dalla barca e che non è più riemerso. Guardia costiera e vigili del fuoco al lavoro per l'intero pomeriggio ieri nell'area del canale di Lignano Sabbiadoro, proseguono dunque le ricerche dell'uomo, però nessuna traccia. E poi ordine pubblico, polizia locale, pagate le indennità arretrate del 2022. Il dibattito, l'opposizione che è uscita dall'aula ieri a Palazzo d'Aronco sul caso appunto del mancato patrocinio alla partita Italia-Israele, il caso che infiamma il Consiglio Comunale, rinviata la mozione della minoranza sul caso del patrocinio negato. E allora, vedo adesso la nostra Giorgia pronta a collegarsi, sembra un buon momento, buongiorno Giorgia. Buongiorno Monica, buongiorno a tutti i nostri telespettatori, scusate eravamo in galleria prima, comunque possiamo cominciare la nostra giornata bianconera, vi terremo compagnia tutto il giorno, stiamo salendo a Bad in Austria per seguire tutta la giornata di lavoro dell'Udinese, quindi appena arriveremo vi faremo vedere in diretta tutto l'allenamento della mattina, poi ci sarà una pausa pranzo con tante voci, delle interviste, le conferenze stampa, conosceremo Pizarro, il nuovo attaccante cileno che di fatto è il vero volto nuovo in questo momento in ritiro e poi vi faremo vedere anche tutto l'allenamento del pomeriggio, quindi una giornata intera in nostra compagnia, questa è l'atmosfera nella Corriere dei giornalisti, non esattamente come quella che siete abituati a vedere nelle Corriere dei tifosi col Poma, ma tra poco ci arriveremo col Poma, prima io faccio un giro di pareri qui con quella che è un po' la rappresentanza della squadra di TV12, Marco Tavian, buongiorno. Allora, tutto bene? Siamo in un'altra galleria intanto, speriamo regga. Ciao Giorgia, buongiorno a te, allo studio e a tutti i telespettatori. Beh, abbiamo iniziato bene, credo, no? Insomma, il gruppo è nutrito, c'è tanta curiosità anche da parte mia, perché voglio vedere come lavora questo allenatore. Abbiamo visto un po' spizzichi e bocconi a Udine, però un conto è vederlo, diciamo così, durante un allenamento e un conto è vederlo durante la giornata. Quindi per noi è molto formativo, poi uomo da campo magari imparerò ancora qualcosa. Esatto, la curiosità che abbiamo è proprio vedere da vicino i metodi e il lavoro di questo allenatore, ora qui sembra che siamo da notte, ma vi assicuro che è giorno, che ci sentiate, quindi vedere da vicino i metodi di lavoro, questo è quello che ti incuriosisce di più. Visto di varie dimensioni, campi davvero molto ridotti, molta intensità, però sono curioso veramente da vedere da vicino questo, poi come dicevi tu è una giornata veramente piena, no? Di eventi anche da parte nostra, ci sarà l'incontro con la dirigenza, Damian Pizzarro, insomma sono curioso e poi ti dico è una bellissima iniziativa perché fa vivere anche a quelli che poi seguono l'Udinese durante l'anno la squadra da vicino, cioè è difficile far entrare nello spogliatoio, nel gruppo di lavoro anche tutti questi giornalisti, no? È una cosa che l'Udinese lo fa da qualche anno ed è una cosa secondo me che apre le porte, ti fa vivere anche il lavoro loro in maniera completamente diversa, perché un conto è essere al di qua della barricata e un conto è essere al di là, quindi bellissima iniziativa, ti ripeto c'è tantissima curiosità e ci gusteremo questa giornata.
Ecco, c'è anche Bibi Velluzzi, Gazzetta dello Sport, che praticamente ha dormito poche ore, è uscito dal Tonight e si ritrova già in diretta di nuovo su TV12. Bibi, tu di che cosa sei curioso in particolare? Di vedere all'opera qualche giocatore nuovo che... Restiamo anche noi curiosi di sapere finora, le curiosità del collega. Sei tornato col gruppo, quindi ovviamente di sì, come diceva Mario. Allora riprenderemo la linea appena appunto uscirete dalla galleria. Giorgia, ci ricollegheremo tra un po' nel corso della rassegna, appena ci richiederai la linea volentierissimo torneremo da te. A questo punto ci ricorderai anche le curiosità del collega che non siamo riusciti a sentire. Però appunto ritorniamo alla prima pagina del fascicolo del Friuli del Gazzettino, proseguiamo dunque nello sfoglio. Abbiamo visto il caso sempre in Consiglio Comunale per il mancato patrocinio, la partita tra Italia e Israele, e poi ci sono anche le novità in giunta per la zona traffico limitato, una finestra più ampia di mezz'ora per il carico e scarico in ZTL nel pomeriggio, si spiega con anticipo alle 14.30. È la principale novità contenuta nelle modifiche al regolamento sulla ZTL e l'area pedonale varate dall'amministrazione. Tra i cambiamenti anche l'accesso aperto, previa comunicazione delle targhe a ogni ora del giorno, alle imprese delivery o supermercati che consegnano cibo o spesa a domicilio e ai pazienti con difficoltà di deambulazione che devono sottoporsi a visite mediche urgenti. Questa è un'altra novità per quanto riguarda appunto Udine. Soccorsi in montagna, il conto è già da capogiro, leggiamo ancora, più di 300.000 euro solo per gli interventi con l'eli soccorso. La montagna friulana rappresenta un tesoro, scrive Agrusti, paesaggistico, certo, così come naturale, ma sempre di più anche turistico, in una abbinata con la costa che anche nelle intenzioni dell'amministrazione regionale deve proiettare il Friuli Venezia Giulia nelle posizioni più alte tra le mete dei vacanzieri che scelgono l'Italia per il periodo estivo. La montagna però non è il mare, scrive il giornalista, non è la spiaggia, nasconde insidie, pericoli, esige rispetto e spesso presenta il conto. E viene preposta qui una prima analisi dell'estate, perché ovviamente siamo solo a metà del percorso estivo, ricorda appunto Agrusti, ma si tratta già di uno scontrino salato. Sì, scrive Agrusti, perché dal 22 giugno a oggi sono ben 23 gli interventi dell'elisoccorso. Ogni decollo del mezzo giallo, che rappresenta l'ancora di salvezza più rapida in caso di incidenti gravi, ha un suo costo ed è stato calcolato che ogni missione costi in media circa 15.000 euro, ogni missione dell'elisoccorso. Un conto dell'estate 2024 dunque ammonta già a più di 345.000 euro. L'allarme dell'esperto, in preparazione e sottovalutazione possono comportare rischi gravissimi. La gente non si rende conto, hanno ammonito i soccorritori, che non seguire determinate precauzioni in tema di abbigliamento può mettere seriamente a rischio la propria incolumità. L'appello firmato anche da Mauro Corona. In taglio alto è da ieri online il programma completo per i 5 giorni di Pordenone Legge. Concerto, Lorena Favotto crea un ponte tra il Friuli e il Brasile. Mittelfest, il coreografo maggiaro Joseph Nadi esplora le radici del jazz nero. Questa sera al Teatro Ristori alle 21.30, una delle due grandi prime nazionali della serata, lo spettacolo di danza Full Moon. Andiamo in taglio basso. Pozzo crede nella nuova Udinese, il primo a credere nella nuova Udinese. Andiamo appunto a vedere Giampaolo Pozzo, qua fotografato allo stadio. Ieri il Paroni, insieme al consigliere delegato del club, a Franco Colavino, ha raggiunto il ritiro carinziano per assistere all'allenamento mattutino. C'è voglia di riscatto dopo un'annata balorda. Pozzo ha ricordato che il prossimo sarà un campionato importante per l'Udinese, che festeggerà il 31 torneo di seguito nell'Olimpo del Calcio. Il proprietario ha parlato ai giocatori poco prima dell'allenamento di fronte al nuovo responsabile dell'area tecnica Inler e a mister Runjajic. Nel pomeriggio ha lasciato soddisfatto dunque Bal Klinkerheim. E poi 16 friulani in gara alle Olimpiadi, gli atleti che parteciperanno alle Olimpiadi di Parigi ieri sono partiti per la Francia, i friuli giuliani in lizza saranno 16, il gruppo è composto da Michela Battiston che gareggerà nella scherma, Luca Braidotto, ciclismo, Stefania Buttignon,
per il canottaggio, Elena Cecchini per il ciclismo, Iana Germani per la vela, Alice Gnatta, canottaggio, Jonathan Milan per il ciclismo, Maglio Moro anche, Mara Navarria per la scherma, Alex Ranghieri, beach volley, Matteo Restivo, nuoto, Giulia Rizzi, scherma, Antilai Sandrini, breaking, Asia Tavano, judo, Veronica Toniolo, idem, e Sintayeu Vissa, atletica. Basket, il popolo dell'All Wild West ha l'esame degli abbonamenti, la presentazione della campagna abbonamenti è fissata per venerdì alle 11 nei locali della Casa della Contadinanza nel piazzale del Castello di Udine, si spiega, darà modo alla società bianconera di testare il livello di gradimento del suo pubblico sui movimenti in entrata e in uscita. Continuiamo e addentriamoci dunque in questo fascicolo sul Friuli del Gazzettino, come detto, già spesi 300.000 euro per l'elisoccorso, per l'elicottero per i soccorsi in montagna. Dall'inizio dell'estate ben 23 missioni dunque dell'elicottero per salvare gli escursionisti. Ogni volo costa in media 15.000 euro. Il picco delle chiamate è stato registrato 2 giorni fa. Si parla anche di una squadra speciale per spegnere gli incendi boschivi. Dalle 8 alle 20 nei 4 comandi dei Vigili del Fuoco scattano i turni straordinari perché è partita ieri in collaborazione con la Regione la campagna dunque antincendio boschivo per i Vigili del Fuoco del territorio regionale. Come detto, in orario 8 e 20 in tutti e 4 i comandi regionali è operativa una squadra con personale in turno straordinario dedicata a questa prevenzione. Tali squadre, dotate di moderni mezzi fuoristrada, oltre a essere pronte a intervenire in caso di incendi di vegetazione, eseguono anche dei giri di perlustrazione e controllo del territorio. Continuiamo e a questo punto, in merito anche ai soccorsi più recenti in ambito montano, abbiamo diversi servizi che sono stati realizzati ieri. Andiamo in particolare adesso a rivedere un servizio riguardante un disperso che è stato ritrovato nella zona di Tramonti. Andiamo a vedere assieme maggiori dettagli. Lunghi momenti di apprensione a Tramonti di Sopra per un escursionista disperso per più di qualche ora che non è stato per nulla semplice rintracciare, ma alla fine le squadre di soccorso hanno per fortuna avuto la meglio. Positivo quindi l'esito della missione di ricerca e soccorso dell'escursionista francese disperso. L'uomo, un 23enne di Huil, come anticipato è stato avvistato dai tecnici della stazione di Maniago del soccorso alpino a bordo dell'elicottero della Protezione Civile. Era in piedi, in mezzo alla boscaglia, in un canale e lanciava segnali luminosi con una torcia, oltre ad indossare una maglia chiara che ha permesso di notarlo più facilmente. Ha riferito di aver smarrito il sentiero, stava compiendo l'anello del Monte Cretò lungo il sentiero 395, quando ha perso la traccia, finendo in un canale impervio e boscato. Non riuscendo più a orientarsi, si è fermato, stremato, ma sempre fiducioso nei soccorsi, nonostante il suo cellulare non avesse copertura di rete telefonica. A prelevarlo dal sito in cui si trovava è stato l'elicottero della Guardia di Finanza, arrivato da Bolzano con strumentazione speciale che però non è stato necessario attivare. È dotato, a differenza del velivolo della Protezione Civile, anche di verricello. Un'operazione, come detto, lunga, chiusa alle ore 20 di domenica. E rivediamo anche un altro servizio riguardante il soccorso di 2 giovani escursionisti udinesi. Una notte che difficilmente dimenticheranno i 2 escursionisti udinesi che hanno perso traccia del sentiero a Portis e hanno rischiato seriamente di trascorrere la notte stessa all'addiaccio nei boschi. Si è concluso poco dopo l'una, infatti, l'intervento di soccorso della stazione di Udine del soccorso alpino assieme alla Guardia di Finanza e all'elisoccorso regionale, tutti attivati dalla SORES dopo la richiesta giunta tramite numero unico di emergenza 112 da parte di 2 giovani, un ragazzo e una ragazza della provincia di Udine, che avevano smarrito la traccia del sentiero al rientro da un'escursione. La chiamata è arrivata poco dopo le 19.30 da parte dei 2 escursionisti di circa 30 anni che al ritorno dal sentiero percorso, il 728A che raggiunge da Portis il ricovero Bellina in Val Lavaruzza, si sono persi fuori traccia. Dapprima l'elisoccorso regionale ha tentato di individuarli con una perlustrazione dall'alto nei pochi minuti di luce rimasti a disposizione, ma nebbia e nuvole hanno impedito una corretta lettura del terreno e così 4 tecnici della stazione di Udine sono stati imbarcati e portati in quota per essere sbarcati con alcune verricellate a un centinaio di metri sotto il punto in cui avrebbero dovuto trovarsi i dispersi. Nel frattempo anche 2 finanzieri erano partiti a piedi dal basso. I giovani sono stati raggiunti intorno alle 21, riportati sul sentiero e accompagnati illesi a valle, come detto, poco dopo l'una.
E ancora nelle pagine del Friuli, appunto del Gazzettino, chi scherza può giocarsi la vita, quindi le raccomandazioni degli esperti che parlano ovviamente di non sottovalutare i pericoli anche rispetto all'attrezzatura, all'abbigliamento, uscite vicino al burrone in pantaloncini e maglietta, calzature da città e nessuna attenzione, i casi più comuni. Il grido dunque degli esperti, c'è chi non capisce il vero pericolo. Anche Mauro Corona dice la sua, portate sempre acqua e torce, dunque attenzione, attenzione a questi aspetti che poi nelle situazioni in cui poi ci si trova improvvisamente, che non ci si aspetterebbe mai di vivere, fanno chiaramente la differenza. Dal natisone al campanile, tutte le emergenze, e qui la stagione estiva non era ancora iniziata, si scrive, ma il Friuli Venezia Giulia veniva già toccato dalla tragedia più grave di questo 2024, chiaramente il caso dei tre giovani che hanno perso la vita nel territorio di Premariaco, risucchiati dalle acque del Natisone, una stagione, quella del soccorso alpino, caratterizzata dalla solita disponibilità estrema dei suoi membri e da un'altra professionalità, membri come detto che mettono a loro volta a rischio anche la propria vita, tutti i soccorritori, no? Lo sappiamo, quando vengono in aiuto delle popolazioni in casi anche molto, molto difficili e drammatici. Corsi obbligatori, volontari di protezione civile al sicuro. La Regione ha varato un nuovo programma dedicato alla formazione. Tutti i membri entrati nel corpo dovranno frequentare le lezioni. Per questo ovviamente per garantire un alto livello di preparazione di tutti i volontari della protezione civile è stata dunque approvata questa iniziativa sostenuta dalla Regione dunque per garantire il più possibile la sicurezza degli operatori. Fotovoltaico, gli impianti di Pordenone valgono il podio, leggiamo ancora il rapporto tra pannelli e residenti, vede la destra Tagliamento ai primi posti in Italia, buoni pure i risultati conseguiti da Udine. Roccia pericolante, oggi l'esplosione a Passo Montecroce, tutto pronto per procedere all'abbattimento di uno sperone di roccia pericolante in corrispondenza della frana di Passo Montecroce Carnico, lo ha reso noto l'assessora regionale all'infrastruttura e territorio Cristina Mirante, confermando anche i dettagli dell'intervento di messa in sicurezza che si è reso necessario dopo la frana dello scorso 2 dicembre. È un ammasso roccioso, questo appunto spiega che è rimasto pericolante dopo la caduta della frana e che va rimosso con un'esplosione controllata prevista attorno alle 13, che sarà preceduta dalla chiusura di tutta l'area circostante, lo scoppio con l'ausilio delle forze dell'ordine, in particolare carabinieri, corpo forestale e del personale dell'impresa esecutrice dei lavori, oltre che dall'ANAS, ha spiegato l'assessora. Lo sperone roccioso di circa 500 metri cubi risulta staccato dal versante della montagna da una frattura verticale di 50-70 centimetri. Verrà abbattuto con l'utilizzo di 150 kg di esplosivo suddiviso in microcariche. Qua ci sono comunque ulteriori dettagli appunto nel giornale. Vediamo ancora questo titolo, una vetrina condivisa per le eccellenze friulane, una nuova sfida, viene spiegata, raccolta, a dimostrazione di un tessuto produttivo coeso che fa squadra, si parla di questa iniziativa dal 28 settembre al 6 ottobre a Udine, Saperi e Sapori Friuli Venezia Giulia, un nuovo appuntamento fieristico. E poi innovazione e sanità, un bando da 5 milioni di euro. Continuiamo al volo, ma ci spostiamo a questo punto nelle pagine della destra Tagliamento del Messaggero Veneto. Abbiamo visto anche nella prima pagina il richiamo ai danni causati dal maltempo ieri, allagamenti e danni, strade e case invase dall'acqua, e questo soprattutto nel San Vitese e nel Casarsese. Vediamo anche questa immagine. Allora, maltempo a San Vito e a Casarsa, tanta pioggia, esondano le rogge, decine di strade e case allagate, è stata invasa anche l'abitazione del sindaco di Casarsa della Delizia, Claudio Colussi. Allora, dovremmo averlo proprio in collegamento telefonico con noi. Sindaco, buongiorno. Buongiorno a voi. Sì, purtroppo quanto lei ha letto è terribilmente vero. Le immagini che sono proposte in questo paginone del Messaggero Veneto, insomma allagamenti di tutta rilevanza, anche la sua abitazione, come stanno precedendo allora le attività in queste ore di sistemazione dell'area? E cosa possiamo dire ai nostri telespettatori come primo bilancio e come prosegue anche dell'attività? Intanto raccontiamo cosa è successo ieri, sì. Perché ieri sera poi alle 6:30 è venuto questo grandissimo
temporale, questo grande acquattone, una cosa che non si era mai vista negli ultimi 10 anni, anche più di 10 anni. Sono in un'ora 110 mm d'acqua, che è una cosa fuori da ogni regola, da ogni normalità. E questo ha causato proprio allagamento di strade e di abitazioni, anche la mia, insomma, poi anche problemi sono stati con la fognatura, naturalmente con la fognatura nera specialmente, perché sono fognature di 50-60 anni fa, calcolate su determinati numeri di popolazione e di condizioni. E per cui ieri c'è stato l'intervento della Protezione Civile Comunale, dei Vigili del Fuoco, del personale delle auto che hanno gestione delle fognature, di tutto il nostro personale, insomma, sì, laddove vi erano le situazioni più difficili. Insomma, non ci sono stati feriti, speriamo, per fortuna, giusto? No, da notizie non abbiamo feriti, no. Quello fortunatamente no, solo allagamenti di case, quelle magari che hanno le cantine un po' sotto qualche metro sotto qualche metro rispetto al piano terra. E c'è stata poi l'esondazione delle due rogge che abbiamo, perché non era mai successo, perché nascono qui a nord di Casasso, nelle risorgive, ma evidentemente l'acqua era talmente tanta che è scesa che anche le rogge non hanno potuto contenere tutta questa massa d'acqua e sono fuoriuscite. Ecco, adesso vedremo, naturalmente abbiamo avuto tante segnalazioni, però anche i nostri uomini della Protezione Civile Comunale sono stati fino all'una, alle due a operare, ad aiutare le persone, e anche da me sono venuti, ma fortunatamente io mi sono arrangiato con la moglie, insomma, sì. E adesso faremo un briefing, una riunione in comune per vedere qual è lo stato di fatto, lo stato della situazione. Così. C'è qualche indicazione da dare per la circolazione nel territorio? Qualche strada percorrere? No, non ci sono problemi. Abbiamo chiuso, c'è un sottopasso ferroviario, è stato chiuso subito con delle transenne, ma poi devo dire che quando la pioggia ha smesso di piovere, dopo un'ora le strade erano perfettamente percorribili, non c'era più una goccia d'acqua, insomma, se diciamo così, per modo di dire. Per cui ecco, ci sono stati problemi lungo la Ponte Bana, ma è una situazione quella che è da anni, dove c'è una rotonda che l'abbiamo segnalato più volte anche a FVG Stradi, ma speriamo che adesso ci sia qualche intervento anche lì. Grazie Sindaco Claudio Colussi, Sindaco di Casasso della Delizia, per questi aggiornamenti. La lasciamo operare dunque, perché avrà incontri, sopralluoghi. Grazie, buona giornata. Grazie a voi, buona giornata, grazie. Arrivederci. E dunque avete sentito anche gli ultimi aggiornamenti dal territorio di Casasso della Delizia. Leggiamo anche in questa pagina: tromba d'aria in Veneto, chiusa per ore l'Opitergina, le conseguenze con quella strada Pordenone-Oderzo. Il vento ha sradicato due platani quasi all'ingresso di Porto Buffolè nella zona di Borgo Servi. Uno dei platani si è piegato, ostruendo gran parte della carreggiata. Questo dunque per quanto riguarda il territorio di San Vito e Casarsa della Delizia. Noi ritorniamo, perché stavamo guardando le pagine appunto del Gazzettino, andiamo a recuperare quindi quella a cui eravamo arrivati, quindi fotovoltaico, gli impianti di Pordenone valgono il podio, abbiamo visto, e poi innovazione e sanità in taglio basso in questa pagina, un bando da 5 milioni di euro, la Regione apre dunque un avviso da 5 milioni di euro per sostenere l'ammodernamento di infrastrutture di prova e di sperimentazione nel settore delle scienze della vita, al fine di creare un ecosistema regionale facendo dialogare, è stato spiegato dall'assessore al lavoro Alessia Rosolen, facendo dialogare innovazione e sanità. Proseguendo nel fascicolo del Friuli, quindi le giornate di ricerche a Lignano per trovare il 63enne friulano finito ieri in mare al largo, appunto, dopo un tuffo. E poi sul Gazzettino sempre novità per la ZTL a Udine, in giunta, queste novità e la spiegazione. Abbiamo recepito le esigenze del mondo economico e cittadino.
Patto Comune Ateneo per migliorare la vita degli studenti, vediamo in questa immagine un protocollo d'intesa sottoscritto alla presenza del sindaco De Toni e del rettore Pintone, dall'assessora a Università, Cultura e Istruzione, all'assessore comunale Pirone e dal direttore generale dell'Ateneo Massimo Di Silverio per porre le basi per una collaborazione strategica fra le due realtà prevista fino al 2029. Non solo un documento, si spiega, d'intesa, ma un impegno concreto per costruire insieme il futuro internazionale di una città e del territorio friulano, unendo le forze e le competenze istituzionali. Andiamo ancora nella pagina a seguire, prima di rilanciare il nostro nuovo break pubblicitario. Dunque, gara Israele-Italia, Italia-Israele, De Toni chiede il rinvio della mozione, la minoranza in Consiglio Comunale che esce. Il sindaco ha parlato di decisione sofferta, ci sto ripensando, ha detto vediamo se accoglieranno la richiesta di devolvere gli incassi alle vittime. E vediamo appunto alcune immagini del Consiglio Comunale di ieri sera, vi abbiamo dato anche aggiornamenti nel corso della nostra diretta nei nostri telegiornali. La suraca di Dazzan spacca l'aula, quel posto ci è stato scippato, il virgolettato. Anche una rituale suraga come quella votata ieri dopo le dimissioni da consigliera dell'assessora Chiara Dazzan e l'ingresso quindi di Antonella Fiore si è trasformato in un ping pong fra maggioranza e minoranza. Mense, Salmè, contrario per l'emendamento sulle famiglie anagrafiche, state aprendo un vaso di Pandora. Polizia locale, arrivano gli arretrati 2022 per 50 agenti, leggiamo in merito al comando udinese di via Girardini. E poi la pagina dello sport che vedremo appunto nel proseguo della nostra rassegna stampa. Come detto però è arrivato il momento di rilanciare il nuovo break pubblicitario, restate con noi. Ben ritrovati in Sveglia Friuli, nell'attesa di avere in collegamento con noi i consiglieri regionali Stefano Mazzolini e Francesco Martinez, proseguiamo nello sfoglio del Messaggero Veneto. Allora, in primo piano ovviamente i fatti d'attualità internazionale, la situazione negli Stati Uniti dopo il passo indietro nella campagna per le presidenziali, prossime presidenziali Joe Biden, i Dem, leggiamo, si uniscono e scelgono Harris, lei celebra Biden e la sfida si riapre. Nella media degli ultimi sondaggi è testa e testa con il tycoon, anche i principali potenziali rivali le garantiscono l'appoggio, così Kamala Harris. Ci sono ovviamente tanti approfondimenti, ecco Kamala, ex numero 2, debolezze e assi nella manica, magari chiederemo anche quest'oggi un commento ai nostri ospiti su questa situazione internazionale, sulle previsioni anche personali. I tormenti del presidente per la fine del mandato, attesa per il suo discorso sui media americani, retroscena della decisione di farsi da parte, sofferta decisione appunto di Joe Biden, ai saluti, la didascalia che leggiamo dopo una lunga carriera politica. E poi, continuando, il tycoon adesso è spiazzato, è il candidato più anziano, questo rispetto al candidato dei repubblicani, dunque Trump, Donald Trump, cambia la strategia del magnate della finanza, vuole il dibattito su Fox News, minaccia una causa ai democratici, Vance chiede le dimissioni del presidente, ma ovviamente ci sono tanti tanti approfondimenti, l'Unione Europea tifa per Harris, leggiamo ancora i rapporti, dipendono da chi sarà il vincitore, l'altra sponda dell'Atlantico, però noi ci addentriamo sempre più, in particolare andiamo a riacciuffare i principali temi riguardanti il territorio regionale, vedete ancora qui le immagini con Trump, il conto salato del Trump 2 per l'Unione Europea, suon di dazi e isolazionismo degli Stati Uniti. Ci sono tante ovviamente riflessioni su quelli potrebbero essere gli scenari e su quelli che saranno gli sviluppi dunque della campagna per le presidenziali. Allora andiamo e spostiamoci su questi dati Covid riguardanti la sanità nel territorio Friuli Venezia Giulia. Covid, ricoveri raddoppiati, c'è questo articolo, approfondimento di Giacomina Pellizzari che nel titolo appunto fa presente i contagi salgono anche in regione, 13 casi ogni 100.000 abitanti. Chi pensava
che il coronavirus fosse sparito si sbagliava, scrive la giornalista. Il Covid torna a colpire e lo fa attraverso la variante KP3. Da giovedì scorso a ieri, negli ospedali della regione, il numero dei ricoverati positivi al SARS-CoV-2 è quasi raddoppiato. Dai 21 pazienti accolti il 18 luglio in area medica e uno in terapia intensiva, siamo passati ai 39 registrati ieri in area medica, nessuno in terapia intensiva. E se rispetto a due mesi fa il numero dei ricoverati non è meno paragonabile, il 16 maggio i positivi in ospedale erano 4, scrive appunto Giacomina Pellizzari, il picco di questo nuovo aumento non è ancora stato toccato. Nella settimana dal 10 al 17 luglio scorso in Friuli Venezia Giulia sono stati rilevati 99 casi. Lo spiegano gli studiosi, in primis l'epidemiologo Fabio Barbone, già coordinatore della Task Force Covid durante la pandemia, facendo notare che in assenza di misure per ridurre la circolazione del virus e quindi del tracciamento dei casi, i numeri fotografano una situazione in difetto. Qua poi c'è un approfondimento rispetto a come comportarsi, alcuni consigli, voli aerei e alberghi prenotati, ecco come fare per la disdetta rispetto a un possibile contrazioni di questa nuova variante di Covid che, come detto, sta colpendo numerose persone nonostante il periodo estivo. Proseguendo, ovviamente anche qui vari approfondimenti, il professor Barbone, l'epidemiologo, che dice livelli come a gennaio, evitate di abbracci e di darvi la mano, sono delle precauzioni che continuano ovviamente a essere importanti sul fronte della prevenzione. Il professore che spiega aumento dovuto alla circolazione di persone, proteggiamo gli anziani con sintomi, meglio rimanere a casa. E poi ancora, usiamo le norme di buon senso, il vaccino aggiornato non sarà disponibile prima della fine dell'anno. Il microbiologo che afferma il virus c'è ancora, tuteliamo i fragili che possono diventare serbatoi delle varianti. Ma una doppia pagina chiaramente ricca di aggiornamenti e di informazioni importanti per la prevenzione che il lettore ovviamente è invitato a leggere con la dovuta calma. Attualità ancora, regione, le dichiarazioni dei redditi, 5 per 1000 con il CRO e il Burlo come capofila, donazioni, le due realtà sanitarie d'eccellenza in vetta, dunque per questo 5 per 1000, sostegno anche a gruppi sportivi e del terzo settore, qui ovviamente si fa un po' il punto sulle principali scelte dei contribuenti con le 30 realtà che hanno ottenuto i maggiori finanziamenti per appunto il 2023 con le somme donate. Doppia pagina, perché vediamo appunto anche nella successiva ci sono alcune delle realtà coinvolte che commentano quanto sia importante come viene utilizzato anche l'aiuto dei contribuenti. Al terzo e al quarto posto le associazioni impegnate a fianco del centro oncologico e dell'ospedale pediatrico, accanto al mondo della solidarietà si consolida il ruolo degli enti animalisti, meno considerato risulta invece il campo della cultura. Procedendo ancora, in Friuli Venezia Giulia, costruzioni in zona sismica, procedure più facili e veloci. L'assessore Amirante che spiega con il nuovo regolamento i tempi saranno dimezzati, tempi certi e notevolmente più celeri, si prospetta un dimezzamento se non oltre di quelli attuali. Il regolamento attuativo della riforma di legge, entrata in vigore lo scorso aprile, sulle procedure di costruzione in zona sismica garantirà una semplificazione procedurale che produrrà sensibili benefici appunto sulle tempistiche. Quanto ha detto ieri a Pordenone nella cornice di un incontro con gli ordini professionali regionali di ingegneri, architetti, geologi e con i collegi dei geometri laureati e dei periti, l'assessora regionale alle infrastrutture Cristina Amirante. C'è anche il cordoglio in regione nel PD per la morte del padre del consigliere del capogruppo del Partito Democratico Diego Moretti. È morto il padre Giuseppe Moretti, spirato all'improvviso ieri all'età di 81 anni, e dunque la comunità politica regionale si stringe attorno al capogruppo del Partito Democratico per questa scomparsa del padre, chiaramente per questo lutto così doloroso. Continuando, sempre in Friuli Venezia Giulia, basta avvocata o sindaca, il no di Marcolin, legge che tornerebbe al passato. La presidente della Commissione Pari Opportunità commenta l'iniziativa della Lega, ieri ritirata. Zilli, preferisco focalizzarmi sulla qualifica, così l'assessore Barbara Zilli. Spagnolo, che invece afferma, usiamo correttamente la lingua friulana.
Sempre continuando nello sfoglio di questa edizione del Messaggero Veneto riguardante il territorio provinciale di Udine, andiamo anche qui, abbiamo visto già inizio rassegna la doppia pagina rispetto all'uomo disperso in mare, a Lignano Sabbiadoro, Loris Chittaro, 63enne, residente a Pagnacco. Continuano dunque in questa mattinata le ricerche per ritrovarlo. Ecco qui l'immagine di Loris Chittaro. Chi è Loris Chittaro? Lo ricordiamo in questo articolo. Ha seguito le orme del padre nell'impresa edile di famiglia. Si fa un po' il punto, insomma, ha seguito in primo tempo le orme del padre lavorando in un'impresa edile di famiglia, poi ha cambiato settore dedicandosi alla gestione di locali pubblici. Ultimamente, come racconta chi lo conosce, gestiva un'osteria nei pressi del Teatro Nuovo Giovanni da Udine, quindi nel capoluogo friulano, questo tra via Treppo e via Tomadini. Continuiamo lo sfoglio. Fulmini e temporali con incendi e disagi, una coda di 10 km sull'autostrada 1, qua in generale la situazione nazionale in conseguenza del maltempo. Continuiamo ancora dunque e parliamo della tecnologia di Refrion per l'economia nella centrale nucleare nel Regno Unito. L'azienda friulana si aggiudica una commessa da 27 milioni nel Somerset. E continuiamo ancora, avvicinandoci appunto alle pagine più specifiche per Udine, nell'attesa, come detto, di collegarci con i nostri ospiti oggi, i consiglieri regionali Stefano Mazzolini, Francesco Martinez, che stanno raggiungendo Trieste, perché oggi nella mattinata approderà in aula ovviamente la manovra estiva di cui abbiamo tanto parlato e continueremo a parlare in questi giorni. Proseguiamo, andiamo subito allora nelle pagine riguardanti Udine. Allora, come detto, lo abbiamo visto già in prima pagina, partita Italia-Israele, prove di dialogo tra Comune e FIGC, dopo la mancata concessione del patrocinio si lavora una soluzione condivisa. Il sindaco De Toni, che ha chiamato Gravina, l'ipotesi è donare il ricavato alle vittime della guerra, spiegato. Prove di dialogo, come detto, l'ipotesi sulla quale si sta lavorando è quella di devolvere quindi il ricavato della sfida in Nations League alle vittime della guerra. Stiamo verificando la fattibilità, spiegato ieri in aula De Toni, rispetto a questa, motivando la richiesta di rinvio della discussione della mozione di sentimenti presentata dal centrodestra, poi accolta dal Consiglio con i soli voti della maggioranza e l'astensione di Stefano Salmè, mentre tutti gli altri consiglieri di opposizione avevano abbandonato l'aula per protesta appunto rispetto a questo rinvio. Per Luca Vidoni, capogruppo di Fratelli d'Italia, la verità è che il sindaco non sa più come uscire da questa ennesima figuraccia, afferma, che ricorda molto quella sulla proposta di cittadinanza a Maignan. E allora noi abbiamo continuato a chiedere un'opinione sulla situazione anche ai vari politici regionali, locali. Allora rivediamo anche un estratto di ieri di Friuli in Comune con due consiglieri, appunto uno di maggioranza e uno di opposizione, rispetto a questa situazione. Vediamo. Questa è un'operazione che al sindaco non porta nessun vantaggio, porta vantaggio all'ala, come dire, più estrema della sua maggioranza. Ma non porta vantaggio, a mio avviso, né alla lista civica del sindaco, né, come dire, alla parte moderata, tant'è vero che Italia Viva e Azione si sono immediatamente prese le distanze. Poi non si capisce perché, se il consigliere Di Lenardo parla in nome dei comitati pro-Palestina, può farlo, e il comitato pro-Palestina non è politico, se abbiamo dei cittadini che parlano di sicurezza e qualche consigliere comunale che prova a difendere quei comitati, allora no, fascisti. Cioè, anche questa cosa qua io non me la spiego. Buttiamo dentro anche la ricetta della carbonara a questo punto, che alcuni la vogliono fare in un modo, alcuni in un altro. Però se questi qua vorranno fare per ripicca, per una ripicca su un tema del genere, escludere Udine dalle partite, ci dispiacerà, per carità, però è un po' vergognoso, e secondo me anche il consigliere Govetto dovrebbe, la FIGC aspetterà che cambi sindaco. Quando cambierà sindaco tornerà a venire allo stadio Friuli. Allora, benissimo, allora se è così lo scenario non ci saranno grandi problemi. A me mi ha colpito personalmente, giudizio poi personale, quanto questa cosa ha fatto clamore, perché insomma è proprio come dire, aver rotto un po' il giochino, come dire, ma come ci si permette di toccare il calcio? Ovviamente il calcio è un luogo ampiamente politico,
politico, è inutile starsela a raccontare tutti gli scandali della FIFA, ma anche tutto quello che accade in Italia su come vengono trattate le squadre di calcio, è ampiamente politico. Però se ti permette di uscire dal frangente e rompere un po' il giochino, tutti si attaccano. Allora forse era proprio lì il punto in cui andare a toccare, perché non si è parlato, almeno in questa regione, mai così tanto del conflitto, se non adesso. Nessuno è contranazionale, anche questo taglio. No, qua non è che si tocca il calcio, si tocca la nazionale, voi siete contrari alla nazionale, questo è il tema. No, nessuno è contranazionale. Però non dare il patrocinio alla nazionale vuol dire che la nazionale nel comune di Udine non è un valore. È la guerra che voi avete tirato dentro, ma qui si tratta di rispondere alla FIGC che chiede il patrocinio per la nazionale di calcio. Come puoi, con raziocinio e logica, fare questo salto? Per caso la partita non si farà? La partita, ho già detto, non solo si farà, ma il sindaco non ci sarà a vedere la partita. Voglio vedere, diciamo, se poi il sindaco vorrà venire a vedere la partita, penso che sarà accolto dallo stadio, ma io ho la sensazione che il sindaco e l'assessore allo sport non si presenteranno a vedere la partita. E allora, a rientro da questo servizio, do subito il benvenuto telefonicamente ai nostri ospiti, i consiglieri regionali, come detto, Stefano Mazzolini del gruppo Federica Presidente, vicepresidente del Consiglio regionale, del consigliere regionale Francesco Martinez del Partito Democratico, vicepresidente del gruppo, appunto. Buongiorno, so che siete diretti dunque a Trieste, perché oggi è attesa in aula dunque l'arrivo. L'approdo dunque della manovra estiva di bilancio, però chiaramente inizio subito anche voi chiedendo un commento rispetto a queste tensioni, queste polemiche sul mancato patrocinio da parte del Comune di Udine alla partita tra le nazionali d'Italia e Israele. Riparto da lei Stefano Mazzolini, buongiorno. Buongiorno a tutti e mi scuso che siamo con le... Grazie della disponibilità entrambi invece. Prego, rispetto a questo caso, lei come valuta, ecco, come sta le discussioni finora emerse, anche la scelta di Palazzo d'Aronco, adesso però si cerca una soluzione condivisa, come detto. È fondamentale sempre trovare una soluzione condivisa anche sul calcio, perché guardate, lo sport serve ad unire, non a dividere, questo dovrebbe essere il principio. Come la cultura, la musica, sono tutte iniziative che dovrebbero servire non certamente a sanarle. Quello che sta accadendo chiaramente nella nostra provincia di Udine, nel comune di Udine, secondo me non è proprio l'esempio di come può lo sport unire le posizioni. Io sulle questioni poi delle guerre, in modo particolare quella di Israele in quella zona più orientale rispetto sempre più verso il sud rispetto a noi, sono molto lontano da quel modo di vedere l'aggressione da una parte o dall'altra di una popolazione. Quindi, però, quando si parla di dare semplicemente un patrocinio, se ne è importante, secondo me è giusto che il patrocinio venga dato. Certo, chiara la sua posizione. Lei come la vede, Francesco Martinez? Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori, grazie. Non la sentiamo, forse il volume o il microfono non è attivato. Allora dico, intanto bisogna in ogni caso rispettare una decisione di una amministrazione comunale eletta democraticamente, no? Quindi io penso che questo, poi sul fatto che sullo sport non si possano, dico io, ribaltare delle tensioni internazionali che ci sono, in passato abbiamo visto squadre nazionali che non hanno partecipato ad Olimpiadi o a campionati vari perché chiaramente non condividevano certe posizioni o certe situazioni di guerra che c'erano. È chiaro che quanto fatto da Udine adesso è in discussione, la ricerca chiaramente di una condivisione, no? in quello che può essere poi la futura decisione del Comune di Udine, del Sindaco di Udine. Bisogna tener conto che chiaramente quanto sta succedendo a Gaza è un qualcosa veramente di, no, parliamo di genocidio e dir poco, e penso che bisogna valutare e far valere in certe situazioni in modo da mettere attenzione del mondo, attenzione ai cittadini, quanto sta succedendo nella scena di Gaza. Lei pensa che ci sia un margine, insomma, per trovare una soluzione condivisa con questa idea di donare almeno una parte di ricavato alle vittime della guerra? No, a delle scelte improvvise che hanno un po' sconvolto, no? certi modi di pensare. Io penso che alla fine troveremo una soluzione, sarà un dibattito e su questo si troverà la quadra.
Bene, veniamo invece all'appuntamento 1 delle tre giornate intense, almeno attese per questo arrivo della manovra estiva in aula. Allora, Stefano Mazzolini, anche nei giorni scorsi, anche con lei in studio, ne abbiamo un po' parlato, sviscerato quelle che ritiene anche alcune delle decisioni più rilevanti. Allora, le richiedo di riassumerle brevemente ai nostri telespettatori. Di cosa lei va più fiero rispetto a queste risorse, come sono state destinate? Beh, innanzitutto voglio ricordare a chi ci ascolta, chi sta guardando la trasmissione, che 6 anni fa, quando fui eletto consigliere regionale, sempre con il ruolo di vicepresidente del consiglio regionale, avevamo un assestamento di bilancio di soli 40 milioni di euro. Oggi, a distanza di 6 anni, abbiamo oltre 1 miliardo di euro di assestamento per andare a dare risposta al nostro territorio. Ciò significa che abbiamo un governo regionale a guida Federica capace di fare ascoltare le istanze e le necessità della nostra regione. Abbiamo riportato specialità nella nostra regione che significano soldi, e soldi sono fondamentali per dare risposta alle comunità tutte, perché abbiamo per esempio rimpinguato, andiamo a scorrere le richieste per esempio dei pannelli fotovoltaici, che è importantissimo, oltre 40-50 milioni di euro messi in quel settore lì. Altri finanziamenti importanti che riguardano, andiamo a scorrere la graduatoria su domande fatte da più comuni che insieme hanno progettato lo sviluppo del loro territorio. E quando finanziamo più comuni in una graduatoria, finanziamo in maniera, diciamo, di sopra dei colori della politica, bensì ascoltando le esigenze del territorio. Stiamo veramente facendo anche tante cose sulla sanità, aumentando i soldi a disposizione per migliorare il servizio sanitario, che ultimamente è un po' più criticato che in precedenza. Quindi tante cose stanno facendo, dico anche a volte magari qualcosa non è proprio fatta come volevamo, però stiamo portando a casa grandi risultati. Poi grandi finanziamenti sulla viabilità, sul miglioramento dei collegamenti nella nostra regione, tutti temi così importanti che sono risposta grazie a un assestamento di bilancio così corposo, così interessante. Ma non è perché ci sono tanti soldi che dobbiamo sperperarli, i soldi li usiamo cercando di dare risposta al territorio. Certo, lei invece, Francesco Martinez, per l'opposizione, come accoglie in aula questa manovra? No, ma no, non ce l'ho, un'altra macchina ce l'avevo. Pronto? Ci sente? Sì, arrivo. Faccio una domanda a Mazzolini, che sono incatenato col... Sì, prego. No, allora vediamo, insomma, chiaramente gli spostamenti. Ricordiamo che cosa avverrà anche, chiaramente, il Consiglio regionale, come detto, è convocato nelle giornate di oggi, mercoledì, quindi domani e giovedì, prevalentemente dedicate ai lavori di assestamento del bilancio 2024-2026. Entro il 31 luglio, come detto, deve essere approvato con legge l'assestamento di bilancio, ossia l'adeguamento nel corso dell'esercizio finanziario degli stanziamenti del bilancio di previsione secondo i risultati accertati in sede di rendiconto, determinando la destinazione del risultato economico dell'esercizio precedente. Quindi ci saranno 3 giornate ricchissime. Abbiamo detto anche un po' i principali, le risorse, decisioni di cui Stefano Mazzolini, lei insomma vede con particolare favore. Abbiamo riaffrontato il tema anche della sanità nei giorni scorsi, che continua a essere uno dei più rilevanti. Adesso però vorrei chiederle un commento in particolare, così a caldo, sulle notizie che sono giunte da Gorizia nella notte. Stavo vedendo se erano emersi ulteriori aggiornamenti. Comunque avevo una notizia dell'ANSA che abbiamo dato a inizio rassegna, di questi detenuti che nel carcere di Gorizia, nella nottata, hanno organizzato una nuova rivolta piccando il fuoco a materassi all'interno delle loro celle. Nelle prime ore del mattino si parlava di almeno una decina di intossicati, tra gli stessi detenuti gli agenti della polizia penitenziaria, nessuno di loro risultava almeno nelle scorse ore in gravi condizioni. Insomma, la situazione delle carceri, come detto, continua a essere, insomma, ad aver necessità di interventi anche su questo fronte. Non lo so, nell'ambito dell'attività regionale ci sono novità in merito, come si intende intervenire, se sono state anche qui disposte allocate delle risorse in più? Beh, innanzitutto un grazie a tutta la polizia penitenziaria che lavora all'interno di questi istituti così chiamati, o comunque questi carceri, dove all'interno la maggioranza delle persone per fortuna non sono italiane, vuol dire che ci sono tanti stranieri che arrivano in Italia per poi delinquere.
e questa è la dimostrazione ulteriore di quanto possano delinquere anche all'interno di questi istituti. Quindi io condanno con forza le scelte così forti da parte di chi all'interno dei carceri sconta una pena, è stato condannato a una pena perché sicuramente ha commesso qualcosa e che quindi non ha vissuto e non vive, non vuole vivere poi nella legalità, nella vita quotidiana che l'Italia offre a chi viene anche in Italia. Quindi il problema del numero anche magari di troppe persone all'interno del carcere, o comunque persone, qualcuno dice magari c'è qualcuno in più, e qualcuno in più sicuramente non è italiano, e quindi fa riflettere anche questa situazione in cui ci troviamo a dover rispondere sul nostro territorio. Sì, le proteste, le rivolte, la violenza non è mai auspicabile, però certe proteste sono nate anche per delle condizioni effettivamente difficili. Che le condizioni difficili forse sono, se loro stessero a casa loro invece di venire in Italia avrebbero situazioni completamente diverse. Se vengono in Italia a delinquere, chi delinque è giusto che venga condannato. Io ho visitato anche all'interno delle, per esempio il carcere di Tolmezzo, all'interno del quale chiaro uno deve vivere in una situazione in cui è condannato a 20 anni di carcere e lo dovrà fare in una stanza. Però la scelta del suo futuro se l'è scritta, se l'è fatta scegliendo di delinquere. Chi non delinque invece deve essere tutelato. Tuteliamo anche chi vive chiaramente nei carceri. Si pone il problema però di garantire la dignità anche delle persone che si trovano comunque ad affrontare questi percorsi. Lascio la parola in merito a Francesco Martinez, vuole dire la sua innanzitutto sulla situazione carcere. Non so se ci ha sentito, consigliere Martinez, durante anche questo spostamento verso Trieste che lei anche sta affrontando. È giunta una notizia appunto rinunciata. Adesso non so chi dei due consiglieri, vediamo chi abbiamo in onda. Allora, vediamo con l'aiuto della regia del nostro Francesco Zilli di poter recuperare la linea. Non so con chi sono in onda, Francesco, Stefano Mazzolini, credo di essere ancora in onda con lei, corretto? Io incredibilmente ancora in onda, soprattutto collegato col telefono, calcolando che nella zona di Trieste, come in tante zone del Friuli Venezia Giulia, non sempre il segnale è al 100%, invece la linea non è caduta, quindi vuol dire che insomma... Tra poco lo lascerò andare, quindi stavamo rivedendo anche questi ultimi sviluppi. A questo punto non mi resta anche che chiederle un commento rapido sulla situazione degli Stati Uniti. Insomma, abbiamo visto questi ampi approfondimenti che in questi giorni si stanno chiaramente facendo rispetto al ritiro della candidata per le presidenziali Joe Biden. Mi interessava insomma riavere anche un suo un'opinione rispetto a questo ritiro, dunque dichiarato ufficialmente Joe Biden e questa spinta a Kamala Harris, ovviamente una situazione internazionale che avrà poi conseguenze chiaramente anche sull'Italia, sul nostro paese, quindi sul nostro territorio. Come sta vedendo lei questi sviluppi? Beh, allora, innanzitutto sono molto contento che il presidente attuale Biden non si ricandiderà alle elezioni europee, perché insomma la sua situazione fisica, tutti potevano vedere qual era, che aveva anche delle scale del proprio aereo o della sua casa, quindi credo che il presidente degli Stati Uniti d'America deve essere più dignitoso e rappresentare un territorio. A un certo punto non si arriva perché magari uno è stanco o è provato da altri problemi di salute. Detto ciò, mi auguro che chiaramente le elezioni americane le vinca Trump, che è un amico, una persona che rappresenta l'economia, che rappresenta un territorio e che rappresenta la voglia di portare pace in tutto il mondo, in modo particolare in Europa, dove oggi ci troviamo di fronte a una situazione bellica non voluta certamente dall'Italia ma da altri paesi. Allora, le faccio ancora un'ultima domanda. Guardi, approfitto, visto anche le sue competenze in ambito montano, anche del Tarvisiano, non solo, oggi il Gazzettino propone un approfondimento rispetto ai soccorsi in montagna. Il conto è già da capogiro, qua si parla un po' della spesa per gli interventi con l'elisoccorso regionale, per il comportamento anche particolarmente non virtuoso, magari certi escursionisti anche sul fronte dell'utilizzo di attrezzature, abbigliamenti non adeguati. È stato rilanciato l'appello ovviamente a comportamenti prudenti, a non trascurare nessun dettaglio quando si fanno delle escursioni, no? Almeno i minimi dettagli anche di abbigliamento, di scarpe adatte, di attrezzature adatte, di condizioni meteo adatte. E dall'inizio dell'estate risultano ben 23 missioni dell'elicottero per salvare escursionisti. Come commenta lei queste situazioni, ovviamente questi comportamenti che continuano ovviamente a volte a non essere adatti all'uso della montagna, alle visite in montagna? Allora, guardi, io
le do pienamente ragione, perché innanzitutto bisogna avere rispetto della montagna e del mare. Faccio un esempio: se uno va a Lignano Sabbiadoro a nuotare con gli scarponi da sci, annega, e quindi i soccorsi devono soccorrere uno che sta annegando perché gli scarponi da sci. La stessa cosa avviene in montagna: se si va in montagna senza un abbinamento adatto, quindi gli scarponcini e i bastoncini, nulla di più, per molti di più, ma basterebbe quello, molti soccorsi non ci sarebbero. A me piacerebbe, e ho depositato un ordine del giorno, proprio oggi lo sto depositando, che chiede di rivedere la formula. Cioè, cosa significa? Se uno fa, dobbiamo fare un intervento in montagna, e non solo in montagna, e troviamo persone che invece di andare con le scarpe di montagna sono con le scarpe col cuore sotto, come oggi io qua in consiglio regionale, mi sembra evidente che il soccorso se lo deve pagare. Se lo deve pagare l'elicottero, il soccorso degli alpini, il soccorso alpino, anche perché quelli che vanno in soccorso rischiano la loro vita per salvare qualcuno che magari con il suo abbigliamento ha messo in difficoltà se stesso e poi tutto il soccorso. Quindi nel rispetto anche di chi soccorre, rischia magari la vita per andare a soccorrere qualcun altro. Lei sarebbe appunto per questa opzione. Allora, dovremmo avere il consigliere Francesco Martinez. Consigliere Mazzolini, se può stare in linea, la invito a restare per sentire un po' il commento. Riprenderà in mano la manovra estiva col consigliere Martinez. Abbiamo sentito dal consigliere Mazzolini un po' quali che ritiene i principali punti di forza, e quindi domando anche lei come accoglierà il PD appunto in aula questa manovra estiva. Noi, allora, è una manovra importante, tanti soldi non sono mai visti in regione, quindi direi che effettivamente è difficile, no, dire che non hanno messo soldi. La maggioranza non ha messo soldi dappertutto, cioè in qualsiasi comparto, che siano il settore industriale piuttosto che sociale, piuttosto che sanità, sicuramente la cultura, quindi non possiamo noi non tener conto. E chiaramente però rimangono risolti alcuni temi fondamentali che, quando proprio come dopo queste risorse che vengono date agli enti locali, agli EDR, piuttosto che ai consorzi, queste risorse poi vengano messe a terra, nel senso che creino, no? Creino economia, creino redditi, creino profitti, no? Perché chiaramente c'è una situazione degli enti locali ed anche dei consorzi EDR che non riescono a spendere queste risorse. Quindi l'avanzo che noi stiamo andando a discutere, quanto al 50% sono risorse che sono previste di più tasse, ma il resto sono risorse dell'anno scorso non spese. Questo è un tema. Poi c'è il fatto che non viene affrontato, almeno non ci fanno conoscere quelle che sono le misure che noi richiediamo su sanità e su enti locali, no? Per il motivo che oggi gli enti locali sono in grande difficoltà. Noi stiamo presenteremo circa 180 emendamenti proprio per intervenire soprattutto su quelli che sono gli elementi di immaginazione che si stanno creando fra la gente, e poi se ci sono, dico io, in previsione anche grandi, continui, maggiori aumenti di introiti delle tasse, io dico che una manovra per ridurre l'addizionale IRPEF e l'IRAP poteva essere uno dei segnali da dare alla comunità, che siano aziende piuttosto che famiglie. Volevo dopo aggiungere quanto diceva sul problema carcere Mazzolini, che chiaramente lui evidenzia una posizione prettamente ideologica: la colpa è sempre degli stranieri, di coloro che qua delinquono, non pensando che qua ci sono tantissime persone, tanti immigrati che qua lavorano, pagano le tasse, ci pagano le pensioni, certo, mandano i figli a scuola. Quindi il problema del carcere è un problema che dura da tantissimi anni, che in questo paese, ma anche a Gorizia, non è stato risolto, e in tal senso c'è da parte della collega Fasiolo di Gorizia un emendamento che proprio solleva il problema delle carceri di Gorizia. Vediamo se il consigliere Mazzolini desidera replicare a qualche aspetto ulteriore. Io da subito dico, come ripeto, che ho ringraziato e ringrazio la polizia che all'interno dei carceri tutela, insomma, il carcere, però va anche detto questo, con grande rispetto a chi viene qua, chi viene e chi lavora in Italia, chi delinque, se mi permettete, deve avere è sbagliato dire un modo diverso, ma va in carcere perché ha fatto delinquenza sul nostro territorio. Chi non lo fa semplicemente, anche se non è italiano, ma lavora e vive nella legalità, ben venga. Questo è un fatto fondamentale.
Sì, il problema adesso però è che negli spazi deve essere garantita una situazione di, insomma, dignità, di condizioni ideali per poter comunque fare questo percorso, no, alle persone incarcerate nella casa circondariale. Si condivide, perché se uno fa un percorso e magari in quel percorso può migliorare e cambiare il suo modo di vivere un domani, anche quando sta lì fuori nel carcere, ben venga. Però ricordiamo sempre che sono persone che non rispettano delle leggi, che sono quelle del rispetto del territorio, della propria vita, del lavoro. Faccio un esempio, l'ho detto già più volte, se uno nella vita decide di fare il ladro, e per me non va bene assolutamente ovviamente, ed entra in una casa a rubare, deve mettere in preventivo che viene arrestato oppure non tornerà più a uscire da quella casa con le proprie gambe. Questo è il concetto, il principio. Poi può piacere o non piacere, questo è un modo di vedere, di pensare mio o anche magari di altre persone. Poi sull'assestamento di bilancio, Martinez diceva sì, sono d'accordo, capisco, hanno fatto tanti emendamenti, però mi dà quasi la sensazione che quando noi mettiamo 10 per fare una determinata cosa che serve, loro pur di far polemica e dire che non va bene, propongono 20 o propongono qualcosa di diverso. Quindi è giusta la collaborazione tra le parti, perché cerco sempre di trovare la sintesi e la soluzione, ma non sempre è possibile, perché se dal punto di vista ideologico e continuamente anche come assestamento di bilancio che rappresenta lo sviluppo della nostra regione facciamo fatica a trovare l'intesa, è perché tante volte da parte della minoranza non si cerca l'intesa. Allora, gli ultimi minuti li lascio a un'ulteriore replica al consigliere Martinez, se desidera aggiungere qualcosa. No. E allora i collegamenti sono difficili, va bene, riapprofondiremo i vari temi insomma in altre giornate. Grazie per la disponibilità al consigliere Francesco Martinez, Partito Democratico, grazie anche a lei Stefano Mazzolini, per vicepresidente del Consiglio regionale e appunto appartenente al gruppo Federica Presidente. Buon lavoro allora in questa tre giorni così intensa e non solo. Grazie, buona giornata. Grazie, ciao a tutti. Arrivederci. E noi allora a questo punto rilanciamo il nuovo break pubblicitario, restate con noi, tra poco ci collegheremo con la nostra Giorgia Bortolossi, come detto sul Pullman, con tantissimi giornalisti appunto in arrivo in Carinzia a vedere insomma gli allenamenti, la preparazione dell'Udinese in questo Media Day organizzato dalla società dell'Udinese Calcio. A tra poco, dunque, non perdetevi l'ulteriore collegamento e le ulteriori notizie. Proseguiamo a Sveglia Friuli in questa ultima parte, continuiamo con lo sfoglio del Messaggero Veneto per quanto riguarda l'edizione di Udine Provincia. Allora, dopo il caso, come detto, del mancato patrocinio alla partita Italia-Israele con queste prove di dialogo tra Comune e FIGC, in questo articolo protagonista è il Consiglio Comunale di ieri, di cui vi abbiamo dato conto in diretta anche nel nostro telegiornale. Proseguiamo, andiamo a vedere questo titolo riguardante il mondo della scuola. Più tutela alle famiglie anagrafiche nel regolamento delle mense. Via libera del Consiglio al nuovo regolamento dunque sulla ristorazione scolastica. L'obiettivo, ha chiarito l'assessore all'istruzione Federico Pirone, è quello di innalzare la qualità e l'accessibilità del servizio. Accanto all'introduzione di un tavolo per l'educazione e la democrazia alimentare, sono state estese le tariffe scontate a tutti i minori presenti nel nucleo familiare anagrafico, comprendendo quindi fratellastri e sorellastre, ma anche figli di coppie gay. Un'ipotesi quest'ultima che non è piaciuta per niente al consigliere di Liberi Elettori, Stefano Salmè, che afferma l'articolo 29 della Costituzione fa riferimento alla famiglia naturale ed è molto pericoloso, secondo lui, che si tenti ancora una volta di scavalcare il legislatore. Noi siamo amministratori, afferma Salmè, e dobbiamo applicare le leggi che oggi vietano di fare ricorso alla cosiddetta madre in affitto. Per l'assessore Pirone però non c'è stato alcun tentativo di sostituirsi al legislatore. Abbiamo semplicemente cercato di prendere atto della realtà che è molto più articolata e complessa, afferma Pirone. Nel concetto di famiglia anagrafica, per esempio, rientrano anche i minori dati in affido e il nostro intento è quello di evitare qualsiasi tipo di discriminazione nei confronti appunto dei minori. Ci fosse anche un solo minore da tutelare, secondo la maggioranza che amministra questo comune, sarebbe giusto farlo e questo sicuramente ci differenzia dall'opposizione. Questa dunque la replica dell'assessore comunale. Altro fronte di polemica, Udine sotto le stelle
dice addio, un errore la cancellazione per l'opposizione. Cancellare Udine sotto le stelle è un grave errore che penalizza la città, sottolinea l'ex assessore, attuale consigliere comunale della Lega, Maurizio Franz, che ieri ha presentato un'interrogazione per chiedere alla Giunta dunque se corrisponde al vero che è intenzione di questa amministrazione, dopo aver eliminato Udine e Grandi Mostre, procedere anche nella medesima direzione per l'evento Udine sotto le stelle e quali siano le motivazioni appunto per questa scelta. A confermare la fine di Udine sotto le stelle è stato il vice sindaco Alessandro Venanzi. È un evento, ha detto, che consentiva di ampliare lo spazio esterno, ma ascoltando molti esercenti abbiamo notato che non c'era l'interesse a proseguire. Da parte nostra, prosegue Venanzi, abbiamo quindi preso atto che c'è stata un'evoluzione dei tempi e che adesso l'intenzione non è quella di proporre iniziative sporadiche per puntare a un rilancio strutturale. Ancora, correttivi alla ZTL, li abbiamo visti richiamati nella prima pagina, dunque ampliati gli orari per il carico e lo scarico, pronto il pacchetto delle modifiche al regolamento, anche qui il vice sindaco Venanzi che afferma recepite le istanze del mondo economico, è prevista oggi appunto l'approvazione in giunta di questi correttivi, si ricorda che come annunciato qualche settimana fa, a poco meno di 4 mesi dall'introduzione della nuova regolamentazione del traffico in centro storico, l'amministrazione dunque ha predisposto alcune variazioni, alcuni correttivi al regolamento della zona traffico limitato e dell'area pedonale. Si tratta di modifiche per consentire una maggiore flessibilità a chi ogni giorno lavora nel cuore della città, rispondendo a specifiche esigenze. Ancora, FriuliDoc cresce ancora di più, stand e ospiti da tutta la regione, manifestazione edizione quest'anno prevista dal 12 al 15 settembre, dunque in centro città, 30ª edizione. FriuliDoc che allarga il raggio d'azione, non sarà più soltanto la kermesse del gusto della città di Udine, scrive Alessandro Cesare, ma metterà in vetrina le eccellenze di tutto il Friuli Venezia Giulia. I giorni da segnare sul calendario dunque vanno dal 12 al 15 settembre e tra i vari aspetti in piazza Primo Maggio, negli spazi organizzati dalla regione, troveranno sposto gli stand di Pordenone, Trieste e Gorizia che dunque durante la kermesse avranno modo di farsi promozione. La prima volta che accade, ha spiegato l'assessore appunto comunale con delega turismo e attività, dunque Alessandro Venanzi, la prima volta che accade, ma è naturale, afferma, che si vada in questa direzione. Dobbiamo far conoscere sempre di più il sistema regione e quindi quale migliore occasione, dice Venanzi, di FriuliDoc. Abbiamo anche qui questo protocollo di intesa tra l'amministrazione comunale e l'Ateneo Friulano, alleate con questo protocollo su studenti e mobilità, quindi a creare sinergie in favore dello sviluppo del territorio, dei vari servizi. Proseguendo, per l'ospedale cittadino, chirurgia e trapianto di cornea, aumenta l'attività a oculistica, effettuati circa 400 interventi complessi l'anno tra urgenti e programmati. Il direttore Salati che afferma risposte alla sfida sul contenimento delle liste d'attesa. Diagnosi migliorata grazie a 2 strumenti per lo scan di retina, coroide e nervo ottico, spiega appunto il direttore della struttura operativa complessa di oculistica. Università ancora, longevità e invecchiamento, tra stili di vita ed epidemia, lezione con Luigi Fontano, un appuntamento previsto domani alle 17 in Piazzale Colbe. E poi sgominata a Parma una rete di spaccio cocaina anche a Udine. Si parla dunque di questa rete di spaccio accusata di smerciare all'ingrosso cocaina anche sulle piazze di Udine e Pordenone, grazie ai Corrieri della Droga, e che è stata sgominata dal nucleo di polizia economico-finanziaria delle Fiamme Gialle di Parma. E abbiamo un servizio proprio realizzato su questa operazione, andiamo a vedere dunque i principali esiti di questa attività. Maxi operazione della Guardia di Finanza di Parma che ha fermato 4 persone, tutte di nazionalità albanese, portate in carcere, oltre ad aver sequestrato ben 360.000 euro provenienti dallo smercio di droga. Un filone relativo alla cocaina seguito per molto tempo con indagini approfondite arricchite da pedinamenti e utilizzo di telecamere all'aperto che ha permesso alle forze dell'ordine di ricostruire il traffico che è partito tempo fa. A marzo 2023 infatti era già stato fermato a Cervia, oltre che arrestato, un corriere con oltre 3 kg di cocaina nel
doppio fondo di un'automobile. Da Parma, in sostanza, la cocaina che arrivava veniva smerciata in tante altre province: Pesaro Urbino, Macerata, Alessandria, Brescia, Mantova, Ravenna, Rimini, ma anche Udine e Pordenone, con 15 indagati, alcuni molto noti negli ambienti criminali. Il primo arrestato era già stato detenuto all'estero per stessi reati e risulta essere un grossista che si avvaleva di tanti collaboratori che custodivano la droga e la smerciavano dal magazzino logistico che era in una villetta nella periferia di Parma. I numeri sono clamorosi, con una fornitura costante di cocaina pagata 27.000 euro al chilo e rivenduta a 40. Solo nel parmigiano sono state dimostrate 222 cessioni di droga per un profitto, come detto, subito sequestrato di 360.000 euro. Allora, nell'attesa di collegarci con la nostra Giorgia, che tra poco, appunto, in occasione del Media Day, che documenteremo per l'intero arco della giornata e, insomma, la preparazione, gli allenamenti dell'Udinese, del ritiro carinziano, vi daremo tutti gli aggiornamenti in merito. In attesa di collegarci con la nostra Giorgia, che è sul pullman, che sta andando proprio in Carinzia, allora rilanciamo anche un servizio contro l'abbandono dei cani proprio in questo periodo di vacanze estive, realizzato proprio dalla Polizia di Stato. Rivediamolo assieme. Donna e poliziotta. Ciao. Finalmente in vacanza insieme. Certo che andiamo insieme. E tu che ci fai qui? Chi? Io? Se non ti porto, non parto. Se non ti porto, non parto. L'hashtag è il filo conduttore del nuovo spot della Polizia di Stato contro l'abbandono degli animali, diffuso proprio sui canali social e sul sito istituzionale. E vuole combattere questo odioso fenomeno che, soprattutto durante la stagione estiva, complici le vacanze con annesse partenze, fa registrare un forte aumento dei casi. Se non ti porto, non parto è la nuova campagna comunicativa della Polizia di Stato per fronteggiare l'odioso fenomeno dell'abbandono degli animali d'affezione nel periodo estivo lungo le strade di tutto il paese. Un fenomeno che l'ENPA, Ente Nazionale per la Protezione degli Animali, quantifica in 127 abbandoni ogni giorno. Fenomeno pericolosissimo anche per la circolazione stradale. Immaginate che l'intervento più complesso per una pattuglia della Polizia Stradale è proprio quello degli animali vaganti lungo le strade. Ricordiamoci però che non è soltanto un fenomeno odioso, incivile, immorale, ma anche penalmente rilevante, tanto che il codice penale punisce due condotte, l'abbandono di animali e il maltrattamento degli animali stessi. La considerazione nei confronti degli animali in questi ultimi anni è profondamente cambiata. Si è preso atto che gli animali sono esseri senzienti, in grado di provare stress, paura, dolore fisico, tanto che nel caso di incidenti che li coinvolgano è fatto obbligo per i conducenti di fermarsi e prestare loro soccorso, chiaramente nei limiti delle proprie capacità e eventualmente attivando il numero di soccorso sanitario. Buone vacanze e buon viaggio. Proseguiamo parlando anche di un'altra tipologia di animali, parliamo di squali, perché dopo la recente cattura e rilascio da parte di uno squalo volpe di 4 metri nel Golfo di Trieste, abbiamo fatto il punto della situazione sulla presenza, appunto, di questi animali nel mare Adriatico con Saul Ciriaco, biologo dell'area marina protetta di Miramare. Come ogni anno, con l'arrivo del pesce azzurro in golfo si moltiplicano gli avvistamenti, anche le catture di squali, in particolare di squali volpe, che abbiamo visto più volte in questi ultimi anni. Che segnale è per i nostri mari? Sempre difficile dare una risposta a domande così importanti. Non è necessariamente un segnale di qualcosa, anche perché non ne abbiamo visti 50, ne abbiamo visto uno, è stato catturato in maniera fortuita a largo, quindi comunque nel posto dove dovrebbe stare, ed è un segnale comunque della presenza di un individuo che comunque non è così inconsueto incontrare nei nostri mari. Ci sono segnalazioni già nel 2019, nel 2016, nel 2005. Certo è che un esemplare di 4 metri così grande fa sicuramente impressione, però è un ottimo segnale per il nostro mare, perché vuol dire che comunque vengono ancora a cibarsi da noi. Ecco, ribadiamo, direi, specie da proteggere in generale gli squali e non da temere. Sì, hanno questa brutta nomea, in realtà ne esistono tantissime specie, il Mediterraneo ne ha circa 80 e l'Adriatico ne aveva circa una cinquantina di specie. Sono più loro da proteggere dall'uomo che non doversi proteggere l'uomo dagli squali, perché in effetti le statistiche ci dicono che sono molti più gli squali che subiscono aggressioni dall'uomo in varie forme, piuttosto che non gli uomini dagli squali.
tra l'altro c'è una campagna anche a livello mediterraneo per la salvaguardia di queste specie. Sì, ci sono in campo diversi progetti, noi siamo impegnati in un progetto europeo che si chiama EUSHARC, un progetto finanziato dal programma LIFE che vede la stazione Anton Doron di Napoli come capofila e che si prefigge lo scopo proprio di insegnare a tutti i portatori di interesse, compresi i pescatori professionali e sportivi, l'approccio corretto da tenere con gli squali. Quindi quando si ha a che fare con uno squalo, come eventualmente liberarlo, se è il caso di liberarlo, e come gestirlo durante, diciamo, tutte le prassi di lavoro che hanno i pescatori. E allora passiamo allo sport. Come detto, oggi giornata caratterizzata dal Media Day organizzata dall'Udinese Calcio, con appunto tantissimi giornalisti che si stanno recando in pullman nell'area carinziana dove c'è il ritiro dei bianconeri. Con noi in pullman in viaggio Giorgia Bortolossi, pronta a documentarci oggi tantissime novità, a mostrarci tutto quello che sta avvenendo sul fronte della preparazione in Carinzia della squadra. Allora Giorgia, ti vediamo con Alessandro Pomarè, come sta andando questa trasferta? Ecco, diciamo che siamo quasi arrivati, mancherà circa un quarto d'ora, siamo in una strada in salita e piena di curve, quindi potremmo anche cadere, cioè, cerchiamo di tenerci duri, ma siamo prontissimi a cominciare Poma, una bella giornata che ci porterà dentro il ritiro dell'Udinese. Esatto Giorgia, intanto buona mattinata veramente a tutti gli amici TV12, qui c'è il sole in Austria, siamo quasi arrivati nel ritiro bianconero, siamo tutti molto molto emozionati. La mattinata è partita prestissimo, con una ricca colazione, non so se Giorgia aveva spiato prima, però... Ha mangiato tutto il pomo. Non è vero, mi sono mantenuto anche perché ieri sera ho fatto una promessa, cara Giorgia, questi 100 metri, con qualcuno dovrò farli, Quindi non solamente a tavola. Beh, comunque rimanete veramente con noi perché oggi vi racconteremo una giornata veramente incredibile alla scoperta di questo ritiro bianconero che veramente sarà ricco, ricco di emozioni, anche perché tutta Italia sta parlando di questo allenamento con questi palloni giganti, no? Chissà cosa ci riserverà oggi l'allenamento. Sì, siamo curiosi di vedere un po' il metodo Runjajc, no? È questo un pochino che sicuramente ci incuriosisce nella giornata di oggi. Allora faccio un giro tra i colleghi, sperando di non, soprattutto di non far cadere Alessandro Fiermonte, che è qui in piedi con noi, perché non posso non cercare di capire di cosa sta parlando Guido Gomirato. Che argomenti state trattando? Sanchez all'Udinese. Oh, questo è un argomento che mi piace. Cosa sai di nuovo? Non abbiamo nulla di nuovo. Oggi chiederemo al direttore sportivo se veramente arriverà Sanchez, perché è anche l'argomento del giorno. Ne parlano i tifosi, ne parliamo anche in pullman. C'è il pro e il contro di portare a Udine chi è favorevole e chi è contrario, ma come in tutte le cose vedremo. Non so se arriverà Sanchez, ma l'importante è che venga fatta una squadra vera, perché i tifosi vogliono una squadra vera. Le velleità ci sono, l'Udinese vuole festeggiare nel modo migliore un traguardo eccezionale che ha tagliato lo scorso anno il 30° consecutivo campionato in A, per cui io credo che ci siano motivi da parte della tifoseria, Sanchez o non Sanchez, per essere fiduciosi. Ecco, Nicolangeli, Sanchez sì o Sanchez no? Scusa, occhiali da sole in TV non si porta, però Sanchez no, non si devono rovinare i bei ricordi. Io sono ostile al ritorno di Sanchez, perché poi sull'onda della nostalgia si fa poco, bisogna guardare in prospettiva, quindi no a Sanchez a Udine. Ora mi odieranno tutti, molto bene. Però... Ma Guido no però. Guido no, è d'accordo con me, però le minestre riscaldate non vanno bene. Teniamoci il ricordo di Sanchez dell'anno della Champions e tanti saluti e grazie. Cavoli, che segata! Bibi invece sogna un po' di più. Ma sono in dubbio, perché comunque fargli 2 anni è dura, compie 36 anni, e bisogna vedere fisicamente com'è. Chiaro che non è quello appunto visto nel 2008. E l'Udinese c'ha già, mi pare, 8 attaccanti in organico, quindi se è un'operazione per piacere ai tifosi è un conto, però anch'io andrei un po' più sulla concretezza, ripeto, e prendere 2 uomini di centrocampo di valore.
Bene, vi siete trovati, tavolo in sintonia mi pare con le opinioni. Va bene, intanto insomma siamo vicinissimi Monica, quindi io ti restituirei la linea, qui si continua a parlare di Sanchez, ne parleremo tutto il giorno anche con i diretti interessati perché poi Gianluca Nani qualcosa del mercato ci dovrà dire a questo punto, no? È lì per quello per dirci qualcosa, perché sinora non è arrivato nessuno. Ma io sono convinto che di giocatori ne arriveranno, ci vuole un po' di pazienza perché prima bisogna sempre vendere e poi acquistare. Fare il giro inverso significherebbe poi svendere un giocatore. Sicuramente i Pozzo sanno fare mercato, sono nel calcio da 36 anni, sono ormai i primi in assoluto in questa speciale classifica, per cui sanno quello che devono fare. Però non possono sbagliare perché sanno che sono in debito nei confronti della tifoseria, che è diventata anche esigente, ma io dico anche alla tifoseria che imparino una volta per tutte a fidarsi di questa proprietà. Ok, quindi hanno ragione tutti e torto tutti, va bene, chiudiamo qui, però avete ragione, ci incuriosisce il metodo Runjic, ma ci incuriosiscono anche quelle che saranno le risposte insomma, di chi si occupa del mercato su quello che sta succedendo, perché al momento è calma piatta, quindi è chiaro che no, un pochino di curiosità ma anche di ansietta ci sia nell'ambiente per scoprire come sarà la nuova squadra. Allora, noi arriveremo, Monica, tra poco, dopo insomma alla fine di Sveglia Friuli, saremo di nuovo collegati con Stefano Giovanpietro per insomma arrivare finalmente a Bad nella sede del ritiro, raccontarvi l'allenamento, tutta questa giornata e tutti gli argomenti di cui stiamo già dibattendo qui in Corriera, quindi insomma vi rimando a tra pochissimo. Grazie Giorgia, siediti, mettiti al sicuro anche per l'arrivo, grazie a te e a tutti i colleghi ovviamente collegati dal Pullman. Allora sì, la nostra rassegna si conclude formalmente qua, ci sarà un brevissimo break pubblicitario e poi la conduzione per la diretta che continuerà per tutto il giorno con questa Media Day e tutti gli approfondimenti sul ritiro dell'Udinese in Carinzia con la conduzione di Stefano Giovanpietro. Buona giornata a tutti e continuate a restare con TV12.